Ma guarda, ho soltanto risposto alle accuse di Moratti. Qui dice che avrebbe vinto tranquillamente 4-5 campionati in più se non ci fossimo stati noi e tutte le problematiche del passato. Guarda, io posso dirti, ti leggo qui soltanto gli acquisti di quegli anni, aver comprato Taribo West, che giocava soltanto se glielo dicevano là, Akansukur venivano gli spogliatoi sempre in mutande, aver cambiato Pirlo con Guglielmo Pietro, oppure non so, in un'altra trattativa aver dato Seedorf, aver preso Coco, non lo so, per esempio aver dato Cannavaro e preso Carini. Cioè, se tu fai il calciomercato in questo modo sei totalmente incompetente da questo punto di vista. Non puoi che, magari del qualche caso posso leggere tra le righe, magari di aver, se avevi un dirigente competente come oggigiorno Marotta, chiaramente facciamo anche i complimenti a tutto quello che è l'organigramma dell'Inter attuale, Ausilio, Simone Inzaghi. Chiaramente i miei complimenti vanno a loro come persone preparate, bel calcio, buon campionato, è giusto che l'abbiano vinto loro. Ma poi se sento questi tipi di dichiarazioni non mi viene che da sorridere, perché ripeto, se poi hai una totale incompetenza, l'hai dimostrato nell'anno, avendo speso in Europa molto più degli altri. In quegli anni si diceva che aveva speso, se non sbaglio, quasi 900 milioni di euro rispetto a quelli che erano i soldi del Chelsea, non ricordo l'altra società, insomma, a dimostrare la totale incompetenza di Moratti.